Ciao ragazzi, vi faccio vedere l'unico, e dico unico per ora, calendario dell'avvento che ho preso. È questo Countdown Lippi della NYX. Molto anni 70. Questo è il calendario dell'avvento ed è composto da 4 rossetti matte, 4, no, 3 cream lipstick, 2 chubby lip cream, 4 liquid lipstick, 3 matte lip cream, 3 lipstick normali e 5 creamy lip gloss. E queste sono le sette, diciamo, tipologie di cose che ci sono. Allora, questi sono i colori, più o meno. Allora, alcuni, se non mi sbaglio, due o tre sono nuovi, cioè non sono usciti, quindi sono in limited edition. Allora, i creamy lip gloss, questi sono gli ingredienti. E sono 18 mesi dall'apertura. Poi i butter lipstick. Sempre 18 mesi. Intense butter gloss. E così è aperto, vedete? E questo, diciamo, è per avere una visione completa.
Poi ovviamente ogni giorno vi sboccerò un colore. Allora, la cosa che diciamo mi è piaciuta è il fatto che ci siano tanti rossetti, però quest'anno la NYX per Natale ha proprio, secondo me, puntato sui rossetti, perché oltre a questo sono usciti anche due confezioni di mini rossetti. Allora, una diciamo con vari colori, un'altra sul nude, che sono più o meno non mi ricordo se sono 20 o 30 mini rossetti. Però diciamo calendario dell'avvento, occhi, niente. Io mi ricordo, non mi ricordo se l'anno scorso o l'altro anno ancora, avevo preso il calendario dell'avvento, quello con le varie città europee. E c'era Parigi con rossetto e ombretto, Roma rossetto e ombretto. Quindi 12 città europee moltiplicato per 2, 24. Quest'anno invece calendario dell'avvento con rossetto ombretto, niente. Molto probabilmente perché sono uscite un sacco di palette, New York, eccetera, con vari rossetti, scusate, vari ombretti e blush. Quindi diciamo se comprovate New York, avevate, se non mi sbaglio, sei ombretti e un blush. Ah, e c'era anche il rossetto. Tutto compreso poi, ancora prima di queste sono uscite altre diciamo mini palette con la prima riga colori matte, la seconda riga colori brillanti e l'ultima riga colori glitter. In pratica i colori matte erano gli stessi colori matte erano declinati in matte, luminosi e glitter. Quindi diciamo anche una cosa abbastanza è. Poi insieme a questi, la stessa uscita di questi, ci sono state anche le palette In Your Element. Allora, le prime che ho prese in concomitanza con queste sono uscite la 3, la 4 e la 5. Due, tre, quattro. Sì, e mi pare anche la 5. Una non l'ho presa perché era completamente, diciamo, completamente nude, quindi niente. Poi l'ultima che ho preso è stata la 6, Wind con tutti i blu. Manca la numero 1 che ancora non è nei negozi. Quindi diciamo, non ci sono stati calendari dell'avvento per quanto riguarda gli ombretti, però un sacco di ombretti sono usciti, diciamo, da settembre in poi. In più con le varie palette della linea In Your Element, in pratica abbiamo fatto più di 24 ombretti, quindi a voglia. Anche se io avevo preferito non uno, ma due calendari dell'avvento. Scusate, ma glielo dico comunque. Vabbè. Una cosa che mi dispiace, su cui la NYX non punta, sono gli smalti. E diciamo, questa è una cosa che mi dispiace, ve lo dico pubblicamente. Smalti sono sempre gli stessi, non c'è mai niente di nuovo. Questo diciamo mi dispiace tanto perché con tutte le nail art che ci sono in giro, diciamo, qualche cosa in più si potrebbe fare, si potrebbe anche puntare sugli smalti, però vabbè, mi è stato detto che è una scelta aziendale, ok, va bene. E cos'altro vi posso dire? Ah, il prezzo tra i 50 e i 60 euro. C'è stata una giornata, una promozione proprio su questo in cui lo pagavate di meno,
non mi ricordo se 48 eccetera, comunque c'era il, non mi ricordo se 15 o 20% di sconto, quindi ok. Io purtroppo l'ho preso prima, quindi c'è sconto, però vabbè. L'importante è che l'ho beccato, però diciamo la cosa che mi ha dato fastidio è che mi è stato detto sì, prendilo perché abbiamo poche copie, invece vado dopo 3 settimane, sono sempre più piene di questi calendari dell'avvento, sembra che non se li compra nessuno. E diciamo la cosa sinceramente mi fa ridere. E parlo sempre dello stesso negozio, non dico quale, tanto per non fargli fare la figura di merda, però sempre lo stesso negozio. Con questo vi saluto, poi dopo vi farò vedere i vari rossetti. Ciao a tutti!